dal tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti, cari fratelli, amici e voi ascoltatori che seguite questi programmi Fiumi d'acqua viva, programmi che hanno una natura nettamente spirituale, al di là dell'aspetto teologico, religioso o dottrinale, va molto molto più in profondità. Un appuntamento che noi abbiamo due volte alla settimana, sia mercoledì che venerdì alle ore 18:30. Che vi saluta come sempre il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Come ogni venerdì sono in compagnia di mia moglie Claudia. Sì, buonasera, siamo qui in un altro appuntamento per lo spirito, per condividere insieme a voi l'argomento la luce. E come farebbe ogni essere umano, ogni animale e ogni pianta a vivere su questo pianeta senza il sole, senza la luce? Senza dubbio morirebbe. Questo succede nel piano fisico, ma succede anche nel piano spirituale. Lo spirito dell'uomo, senza la luce che dà la parola, senza nutrirsi di essa, muore. E per saperne di più rimanete con noi, ma prima, se volete, potete contattarci allo 0932 94 46 21 0932 94 46 21 oppure su cellulare o WhatsApp al 347 765 3816 347 765 3816. Perfetto, sì. Come diciamo sempre, se qualcuno vuole conoscerci, sapere chi siamo, qual è la nostra fede, di dove veniamo e il nostro proposito, abbiamo un sito web, lo diciamo sempre. L'indirizzo è www.ccfontedivita.it. Lì troverete tutte le informazioni che vi servono. Come sempre all'inizio lo diciamo, non ci piace tanto parlare di noi, no? Non credo che sia non ci sia questa urgenza, però invece sì, c'è una necessità grandissima di mostrare alla luce della parola la importanza della luce. Perché di questo stiamo parlando, della luce che il nostro essere interiore, il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra anima ha bisogno per camminare correttamente e per arrivare a destino. Vedete che siamo nel 2017, la tecnologia è talmente avanti, sì, sì, sviluppata, che oggi per esempio, se uno deve arrivare a un altro posto, al GPS, il navigatore satellitare, basta che tu, anche c'è in Google, no? Tu metti un nome, un indirizzo, una città e subito lo trovi. Allora dico, sì, umanamente l'uomo è riuscito a creare, sì, questo mezzo così efficace come è il navigatore. Significa che anche nell'aspetto spirituale noi dobbiamo trovare l'indirizzo, si capisce? Sì, perché alla fine tutti noi sappiamo che esiste un Dio, esiste un regno dei cieli, esiste una santa città, esiste un paradiso e onestamente diciamo la grande maggioranza delle persone, quasi tutte, desiderano andare lì. Il problema è che se non c'è luce, se non c'è il GPS spirituale, come si arriva? E noi modestamente siamo qui per darvi una mano, chi le interessa? Giustamente, se c'è qualcuno che dice, no, guarda, è interessante le cose che voi dite, però sai, io ho questa idea, questo pensiero, la persona è libera di continuare in quella linea di pensiero, nel suo credere, sì? Ma chi veramente dice, io non ho certezze, io non sono sicuro, perché non eravamo nemmeno noi prima di conoscere il Signore.
C'erano tante incertezze, tante dubbi, tante paure. Sarà che vivremo o moriremo, no? Ma adesso che siamo nella fede e grazie alla parola di Dio, già non abbiamo più queste domande, queste incertidumbre, queste incertezze. Sì, sì. Sì? Per questo dico, Fiumi d'Acqua Viva è un programma che il suo scopo è presentarvi la parola come una luce. La luce ci aiuterà a trovare la via. Sì? È chiaro che oltre la condivisione della parola, oltre la conoscenza di questi testi biblici che noi condividiamo con voi, c'è un intervento soprannaturale che viene dalla terza persona della Trinità e è Lui che ci deve rivelare la essenza della parola. Però l'importante, diciamo, dare un passo di dire, ok, io voglio ascoltare, almeno ascoltare, sì? Almeno capire, no? Sempre secondo la scrittura, se mi sto conducendo correttamente o c'è qualcosa che io devo correggere. Questo è il proposito. Noi non siamo qui per forzare nessuno a credere, nemmeno a venire alle nostre riunioni. Semplicemente noi stiamo condividendo principi scritturali che funzionano prima per noi e che vi possono dare a voi la luce dei viventi. Sì, ma noi non siamo qui per parlare di filosofia o di cose che a noi sembra che siano vere, no? Noi siamo qui per far riferimento alla parola ed è questa la luce, ma non soltanto che abbiamo bisogno noi, tutti gli uomini hanno bisogno della luce, esatto. Come dicevi tu, per trovare la via. E poi sappiamo che la luce e la via è sempre il nostro Yeshua, il nostro Signore Gesù Cristo. E Lui, da Lui viene la salvezza. Sì, questo è il nostro scopo, giustamente, aiutarvi a conoscere colui che è l'unico che ci può salvare, colui che è l'unico mediatore, dice Timoteo, l'Apostolo San Paolo, credo che sia in prima Timoteo, è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, c'è l'unico ponte, è l'unico accesso al Regno dei Cieli, è il nostro Signore Gesù Cristo. È chiaro che oggi noi, lo diciamo sempre, non abbiamo il uomo di Galilea, il Messia, ¿sí? Non abbiamo il Rabbi, il Rabboni, come lo chiamavano negli Vangeli. Ma oggi abbiamo la parola e attraverso la parola possiamo conoscerlo. Che è sempre Lui. È sempre Lui, perché Giovanni capitolo 1 dice che Lui è il Verbo e il Verbo è diventato carne. Perciò, Verbo, Gesù Cristo, stiamo parlando sempre di Lui e questo lo conferma Apocalisse 19:13, che poi lo vedremo. Sì? Che lo vede l'Apostolo San Paolo, a Lui, al nostro Signore, lo vede come la parola di Dio. Cioè, perché è Lui, cioè, il Verbo, la parola, è Gesù Cristo, è Cristo, è il Signore, il Messia, il Salvatore, è sempre Lui. Entonces, oggi, come siamo salvati noi? Attraverso la fede che noi mettiamo nella parola di Dio, nella persona di colui che giustifica. Sì, e Apocalisse 19:13 dice: era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Meraviglioso, è Lui, è Lui, è Lui. Così lo ha visto l'Apostolo San Giovanni nella rivelazione dell'Apocalisse. E lo ha visto non come, come Gesù, non lo ha visto come il figlio di Maria o l'uomo di Galilea o il Nazareno. Lo ha visto come realmente Lui è, il Verbo, la parola. Per questo noi vogliamo sempre innalzare la parola, perché innalzando la parola in realtà stiamo innalzando una persona. Sì. E questa persona è colui che salva. Entonces digo, qué importante conocer toda la escritura para ser salvati, aunque si no sabíamos que el mediador, c'è la puerta de las pecore, es el nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos andar oltre a la figura del Mesías, debemos andar oltre a la figura de Jesús. ¿Sí? Debemos conocer toda la escritura, porque lì troviamo la nuestra vida. La escritura dice: crede en el Señor Jesucristo y sarai salvato. Y esto es justo y es correcto. È l'unico mediatore. Romani 5:1 dice che Lui è colui che giustifica.
siamo giustificati per fede attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E si giustifica vuol dire che abbiamo bisogno di una giustificazione davanti al Padre, di un mediatore. Sì. Un avvocato, lo dice prima Giovanni, dice, lo presenta come un avvocato. E poi lui stesso, il Padre degli Spiriti, ci ha messo un mediatore, è lui che ci ha dato questo nome, e questo nome vuol dire salvezza, sì. Il nome di Gesù vuol dire salvezza, sì. Noi abbiamo bisogno di questa salvezza, sì. Ogni uomo ha bisogno, sì. ogni spirito ha bisogno di salvezza. Decisamente. Allora è chiaro che la figura centrale, la porta di accesso di questa vita all'altra vita è Cristo, questo è chiaro. Sì. E questo non si può discutere, basta leggere la scrittura per capire quanto sia importante il nostro Signore Gesù Cristo. È centrale, sì, sì. Dal Nuovo Testamento, da Matteo fino all'Apocalisse noi vediamo la importanza. Però andando all'Antico Testamento lo possiamo trovare. Anche lo possiamo trovare. Sì, lo possiamo, sì, trovare. Perché prima, molti cristiani neanche vanno all'Antico Testamento. Esatto. Invece già è nominato e già si presenta, Genesi. Ben già dalla Genesi fino all'Apocalisse. Sì, dalla Genesi sempre lo troviamo. Presente, sempre lì. Sempre lo troviamo il Signore. Dalla Genesi, per esempio, ci sono due versetti. Il primo, al capitolo 1, quando il Signore dice: facciamo l'uomo, sì, alla nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. E è interessante perché parla in plurale Elohim, sì, dice facciamo, non dice io farò. No, no. Sta dicendo facciamo, perciò che è importante la parola. Leggendo il Nuovo Testamento vedremo che tutto il Padre lo ha creato attraverso la sua parola. Perciò Cristo è la parola. Che era dal principio, come dice Giovanni. Come dice Giovanni, come dice Proverbi capitolo 8, nel principio l'Eterno mi possedeva la sapienza. È sempre lui. È sempre lui. È sempre lui. E poi un'altra cosa, quando il Signore, quando l'uomo cade della grazia, quando cade della presenza dell'Eterno, il Signore le dà una promessa. Sì? Mm-hmm. E dice che che ci sarebbe una guerra di discendenza, di semenza, sì. Sì? E parla della simiente, della semenza, della donna, mm-hmm, che è la semenza, è Cristo. E questo lo dice Galati. Continueremo a parlare di questo che è molto profondo, ma adesso ci fermiamo un attimino e torniamo subito. Grazie. La potenza tua. No, non ti lasciamo andare, finché la benedizione tua dal cielo si scenderà. Alleluia, dal cielo scenderà. Con il tuo amor, che il mondo veda la tua luce in noi e che si pieghi al tuo nome, Gesù. Dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo, dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo, dal cielo, Signore, dal cielo. No, no, non ti lasciamo andare, non ti lasciamo. Cielo su noi, no, non ti lasciamo andare.
cielo su noi scenderà. Oh sì, Signore, il cielo scenderà. Scenderà su noi, Signore, quel fuoco, pollizione. Oh sì, Signore, Signore, dal cielo. Alleluia, dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo, Signore, dal cielo, dal cielo. Bene, bene, siamo tornati nel nostro programma d'oggi, Fiumi d'Acqua Viva, dove stiamo parlando di quanto sia importante, fondamentale per il nostro essere interiore la luce che proviene dalle Sacre Scritture. Meraviglioso. Continueremo adesso a parlarne di questa profondità di parola, ma prima abbiamo delle informazioni che vogliamo condividere con tutti voi. Sì, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo il nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita, tutto insieme, minuscolo. Troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode ed adorazione, anche le puntate precedenti dei programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguire i programmi online da qualsiasi parte del mondo su radioRTM.it. Subito e a destra trovate la voce Radio RTM in streaming. Cliccate play e ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18.30 in via Lissia numero 2, vicino a Piazza Croce e dalle masserie Ragusa. Meraviglioso, sì. E perché stiamo parlando di questo argomento? E come può aiutarci? A cosa serve? Qualcuno si potrebbe porre queste domande. In realtà noi abbiamo una vita in tre aspetti, non direi tre vite, è una sola vita, che è costituita da spirito, anima e corpo. Uh-huh. È chiaro che noi per il corpo provvediamo, si provvede sempre, per l'anima lo stesso. Infatti Dio dice non è buono che l'uomo sia solo. Perciò anche nell'aspetto sentimentale è importante trovare aiuto, sì? Perché abbiamo una vita almatica, emotiva. Uh-huh. Ma c'è poi l'ultima parte, che è la parte più profonda, la parte più delicata e che è la meno conosciuta, come è la parte del cuore o la parte dello spirito o dell'anima. È per questo che in genere si cerca nelle religioni, sì, nella filosofia, nel cosmo, negli extraterrestri, a riempire quello aspetto profondo, perché siamo esseri umani, perché abbiamo un cuore, abbiamo uno spirito, siamo stati creati immagine e somiglianza
del nostro padre Ha Elohim Yahweh. Allora, per questo è che per non sbagliare, il concilio o la luce, meglio a dirlo in altro modo, la luce che il nostro essere interiore, il nostro spirito ha bisogno, la fonte di quella luce è la parola. O sea, perché quando uno ignora la scrittura, ignora la parola, o pensa che la parola è un libro arcaico, che non è vero perché la scrittura è eterna, sì? O noioso. Sì, o vecchio, assolutamente no. Si cerca sempre di trovare risposte in alternativa, uh-huh. Sì? E ci sono, dice Proverbi, certe vie che sembrano giusti, ma alla fine è di morte. Allora, per questo, per mettere al sicuro le nostre anime, il nostro consiglio è credete, dovete credere, come lo facciamo noi, alle Sacre Scritture. Perché? Perché la parola, la Bibbia, è un libro scritto, sì, da santi uomini, ma sotto l'ispirazione divina. C'è l'autoria, il copyright della scrittura, non è umano, è del Signore. Allora, noi viviamo per questa parola e sicuramente avremo vita eterna a motivo della stessa parola. Gesù ha detto: le parole che io ho parlato sono spirito e vita, Giovanni 6:63. Perciò Gesù ha detto: le parole che io ho detto, che io ho parlato, sono spirito e vita, Giovanni 6:63. E è proprio in la parola dove c'è la vita eterna, sì? Lì cercavano i giudei la vita eterna, e è giusto. Perché? Perché le scritture rendono testimonianza del nostro Signore Gesù Cristo. Salmi e profeti, anche la legge parla del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo è fondamentale per noi la parola. E perché luce, come dicevo all'inizio, la luce del sole che abbiamo bisogno, sì. Almeno 15 minuti di sole dobbiamo prendere. La nostra pelle ha bisogno della vitamina D. E nella stessa maniera, nella stessa medesima maniera, abbiamo bisogno della luce, che è la parola, che è Gesù, nel nostro spirito. Sì, corretto. E ascoltando la parola, uh-huh, possiamo nutrirci di essa e possiamo essere anche completi con ciò. È l'unica maniera, è la parola. Perciò andiamo subito a vedere un... un versetto. Ma prima, sì? Che tu parlavi del sole, sì? Stavo ricordando che in Apocalisse se lo presenta al Signore Gesù Cristo, uh-huh, come il sole della, sì, giustizia, sì. Sì? Che parlavamo anche di giustizia. Sì, questo si trova, se lo volete cercare, lo troviamo in Apocalisse. Lo dovrei cercare bene perché non lo sto trovando adesso, però lo cercheremo, lo troveremo. Ma che importante è avere la luce, la luce che sempre viene a motivo della parola. Io avevo, perciò avevo un versetto, così tu intanto lo, sì, puoi cercare. Sì. Il versetto è Giovanni 15:5, che dice, Gesù dice, io sono la vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me, e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Dice senza, lo stesso Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. Perciò abbiamo bisogno del Signore, del suo Figlio. Perciò come fanno i tralci a vivere separati della vite? Impossibile, è proprio impossibile. Quindi, secondo quello che abbiamo appena letto, senza il Signore la nostra vita non ha senso. Per questo lui dice, senza di me non potete fare nulla. Se noi siamo attaccati a lui, invece, come la rama all'albero, non avremo proposito. Moriremo se non siamo attaccati come rame all'albero, no? Esatto. Non avremo proposito, perché essendo lui padre degli spiriti, sì, e noi spiriti che veniamo da lui, e quindi dobbiamo tornare poi a lui,
da Lui siamo venuti, ma poi dobbiamo tornare a Lui, no? Ma abbiamo bisogno prima in questa vita, in questa terra, di essere nutriti come tralci attraverso la vite. Quindi dobbiamo prendere la luce, la dobbiamo prendere la luce, perché se no come facciamo? L'acqua anche la dobbiamo prendere, per mantenerci vivi, acqua, luce, perché siamo parte della vite. E allora Gesù, sì, non è soltanto vite, Lui è anche luce e Lui è anche l'acqua, sì, della vita. Ma in quale maniera possiamo provvederci di ciò, spiritualmente parlando? Ascoltando, come dicevamo prima, e mettendola in pratica, ubbidendo la sua parola. E come sappiamo noi che Lui è la luce e Lui è l'acqua? Lui è tanto luce come l'acqua, ma è tante altre cose. Sì, corretto, sì. Continueremo a parlarne di questo, di questa profondità di parola. Ma adesso ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità. Torniamo subito. Grazie.